Your social radio. Benvenuti su DB Radio XXL per una nuova puntata su tutto il panorama sportivo mondiale. Prima di iniziare un invito a seguirci su www.dbradio.it, il nostro sito. Seguiteci anche su YouTube, Facebook e Instagram e poi infine il numero 353 30 73 938. Pronti per parlare di basket, tennis e motori, tutto legato purtroppo al tema coronavirus. Ci vediamo tra poco dopo la sigla. DB Sport XXL. Benvenuti su DB Sport XXL, io sono Maurizio Ceravolo. Io Francesco Levato. E in regia Arco Parentela. E siamo qui per parlare, come primo sport, di basket.
Sì, parliamo di basket che tra gli sport più popolari, diciamo così, sembra quello generalmente meno colpito dal tema coronavirus, sia perché sul focus NBA, mettiamola così, mentre per quanto riguarda invece l'aspetto italiano, il campionato italiano, anche il campionato italiano ha avuto delle restrizioni, come il fatto di giocare le gare a porte chiuse. Direi di partire con i principali risultati NBA. Grandi partite nella notte, su tutti il ritorno di Steph Curry in campo dopo una lunga assenza per infortunio. Si era fratturato la mano sinistra e il suo ritorno è stato un ritorno esaltante, perché ha siglato 23 punti, ma i suoi Golden State Warriors, la squadra più rappresentativa dell'NBA degli ultimi anni, ha perso 121-113 contro i Toronto Raptors per quella che è stata la riedizione, diciamo, della finale dello scorso anno. Gli altri risultati su tutti: il big match tra i Los Angeles Clippers e gli Houston Rockets, vittoria per i Clippers 120-105. Da segnalare i 29 punti di Westbrook e i 25 per Kawhi Leonard, anche lui, ricordiamo, nell'NBA Finals della scorsa stagione, MVP delle finali. Altri risultati rilevanti: i Philadelphia 76ers vittoriosi contro Sacramento e i Denver Nuggets contro i Charlotte Hornets di Michael Jordan. Michael Jordan, Maurizio, che abbiamo modo di ricordarlo, è stato il protagonista della commemorazione a Kobe Bryant nella celebrazione che c'è stata il 24 febbraio, che è passata in secondo piano per il tema coronavirus, ma che fa piacere in un certo senso ricordare. Certo, infatti diciamo che la morte di Kobe Bryant non è passata, non può passare in secondo piano anche in un periodo di crisi, di epidemia in tutto il mondo, però è sicuramente stata importante per dimostrare l'importanza di un uomo che ha fatto la storia e che ci ha lasciato troppo presto, lui e sua figlia. E le altre vittime dell'incidente, ovviamente non le dimentichiamo in elicottero. Restando sul tema basket, non possiamo non citare la Planet Catanzaro, la Mastia. Che risultati ci sono stati? L'ultimo risultato è stata la sesta giornata di ritorno. La Mastia ha vinto contro Agropoli 73-59 in un campionato che vede Ischia in prima posizione, seguita da Angri Pallacanestro. La Mastia è leggermente più indietro, per una stagione che sembra essere transitoria. Ricordiamo che la Mastia la scorsa annata era in Serie B, è stata retrocessa poi, e quest'anno appunto è nella Serie C Gold, regione zona Campania. Perché zona Campania? Questo è stato un tema dibattuto anche inizialmente quando sono usciti i calendari, perché risulta la squadra più sofferente dal punto di vista delle trasferte, della logistica. Però non c'è una risposta ben precisa. Magari potrebbe essere un tema di spunto da chiedere agli esperti con cui potremo appunto avere il piacere di parlare. Detto questo, torniamo un attimo in NBA, riallacciandoci, ahinoi, sul coronavirus, perché una delle conseguenze del virus sono state le direttive adottate dall'NBA per quanto riguarda il rapporto fra tifosi e giocatori. Praticamente i giocatori, le star, le superstar NBA non possono, hanno restrizioni per quanto riguarda il saluto con i tifosi, il 5 è un po' come noi calabresi, insomma. Esatto, non ci possiamo più nemmeno salutare. Esatto, più o meno la stessa cosa, però più in grande scala. E questo è sicuramente un aspetto particolare del mondo NBA. Direi a questo punto di passare al tema caldo della puntata, che sono i motori, perché la MotoGP e la Formula 1 che sono state intaccate maggiormente dal problema coronavirus. Ok, lo faremo quando? Lo faremo tra poco, quindi ci prendiamo subito una pausa. Ci prendiamo una pausa e tra poco anche con l'ospite Jacopo Barberio, opinionista per i motori. Nostro vecchio amico e collega.
DB Radio, your social radio. DB Sport XXL. Bentornati su DB Sport XXL. E adesso andiamo a parlare del tema caldo di questa puntata, che è appunto la MotoGP. Sì. Quelli che sono stati i cambiamenti dovuti al coronavirus. Abbiamo qui davanti la grafica. Noi ce l'abbiamo. Se in regia si può mandare la grafica riguardante appunto il nuovo calendario di MotoGP, eccola qui. E come potete vedere ci sono stati tanti cambiamenti, ancora non sappiamo quando inizierà la MotoGP, perché il calendario ci dice che di fatto si potrebbe addirittura partire dalla Spagna il 3 maggio, perché anche Stati Uniti e Argentina sono in forze. Esatto. Ecco, però allo stesso tempo vediamo che la Moto3 partirà dal Qatar. Moto3 e Moto2, giusto? Francesco, secondo te perché ci sono figli e figliastri nelle classi della MotoGP? Allora, la situazione che si è andata a delineare in Qatar è particolare, perché Moto3 e Moto2 si trovavano già in Qatar da parecchio tempo, prima delle prime prove libere che sono in corso attualmente, perché erano già stati protagonisti dei test. La MotoGP doveva arrivare in Qatar, ma che è successo? Ci sono state restrizioni da parte del governo del Qatar per quanto riguarda i voli provenienti da Giappone e Italia. E quindi si è dovuta cancellare la classe regina. Unica decisione possibile, perché il moto mondiale è composto prevalentemente da spagnoli, giapponesi e italiani. Quindi andando a togliere giapponesi e italiani, piloti, tecnici, addetti stampa e tutti addetti ai lavori, si sarebbe creata una situazione troppo svantaggiosa e particolare. Il problema adesso è che appunto bisogna risistemare un calendario che già nasce con delle problematiche, ovvero è un calendario che fa fatica a incastrare le date di per sé. E figuriamoci adesso con il coronavirus. In primis il GP della Thailandia, che è stato appunto rinviato,
che sarà ad ottobre, e poi abbiamo il punto interrogativo su Austin, perché gli Stati Uniti non sembrano essere predisposti ad ospitare il Gran Premio con molta leggerezza, che è previsto per il 5 aprile, e quindi la Dorna sta pensando a due ipotesi: o iniziare, come hai detto tu, il 3 maggio col GP di Jerez, oppure spostare al 5 aprile, anticipare al 5 aprile il GP di Jerez, e quindi fare un'inversione praticamente di Gran Premio. Io ti faccio una provocazione, una domanda che è una provocazione: ma Moto2 e Moto3 hanno tecnici anche italiani, hanno piloti italiani che sono arrivati per fare i test in un periodo nel quale già c'era l'epidemia di coronavirus in Italia? E allora, secondo te, no? Perché allora andare ad avere questi trattamenti nei confronti dei piloti di MotoGP e dei tecnici di MotoGP che, tra le altre cose, hanno dovuto lasciare le moto in Qatar e non sanno come tornare a prenderle? Esattamente, un'osservazione logica, ma è proprio la logica che è mancata in queste direttive, perché l'emergenza coronavirus stava iniziando a prendere forma, ma il panico ancora no. La situazione che è cambiata rispetto alla fase iniziale che hai detto tu è appunto il panico mondiale che sta dilagando, e che quindi ha spinto gli organizzatori a prendere queste misure, queste direttive. Non mi sorprenderei se per i piloti, per i tecnici di Moto2 e Moto3 lì in Qatar ci fosse un atteggiamento quasi dubbioso, proprio per quello che sta succedendo agli italiani in questo momento. E certo, io sono completamente d'accordo con te, però quello che mi dispiace è che uno sport importante a livello mondiale venga intaccato anche dal coronavirus, e che ci siano tutti questi problemi che poi alla fine ci fanno perdere il bello dello sport, il bello della MotoGP e il bello di stare tutti in piedi sul divano, come dice il buon Guido Meda. Certo, certo, anche se Carmelo Sbeleta, il CEO di Dorna, ha rassicurato sul fatto che 19 gare erano previste, 19 gare lui intende portare avanti, se necessario correndo anche a Natale, sono e le sue ultime pure dichiarazioni. Esattamente, quindi vediamo insomma quanto può essere fattibile questa sua disposizione. Adesso chiamiamo in collegamento con noi l'ospite, che è un nostro amico e collega. Collega, opinionista del nostro vecchio programma, che si chiama Jacopo Barberio. Jacopo, sei con noi? Sì, ciao Maurizio. Ciao Jacopo. Niente, sta tenendo banco la situazione coronavirus, come tu ben sai. Quindi vorrei partire subito sentendo una tua opinione in merito. Secondo te la Dorna si sta comportando bene in questo modo? Gli organizzatori dei Gran Premi, come il Qatar, stanno prendendo le direttive giuste, o qualcosina hanno lasciato a desiderare? Ma guarda, secondo me la questione è abbastanza, cioè nella sua drammaticità è abbastanza semplice. Purtroppo gli organizzatori del Moto Mondiale, a mio modo di vedere, hanno abbastanza le mani legate. Perché il problema è di tipo politico ormai, cioè è il governo dei singoli stati che pone delle restrizioni per tutelare i propri cittadini. Sì. Quindi sono, diciamo, delle disposizioni che non riguardano solo e soltanto lo sport, ma riguardano, diciamo, una questione di mobilità internazionale a 360 gradi. Certo. Io, tu e Maurizio avremmo gli stessi problemi qualora volessimo fare adesso, oggigiorno, un viaggio in Qatar, non verremmo accolti. Certo, quindi certo. La questione non dipende, secondo me, tanto dalla Dorna o dall'IRTA o dalle organizzazioni del Moto Mondiale, quanto appunto dalle decisioni dei singoli stati che ospitano i vari Gran Premi nel calendario. Esatto, esatto. L'intervento di Dorna poi risulta rilevante laddove, proprio quello detto precedentemente, cioè Espeleta vorrebbe comunque correre le 19 gare. Anche questa mi sembra una soluzione un po' provocatorio in realtà, perché se si inizia ad aprile-maggio davvero si corre il rischio di finire le gare a Natale. Come vedi questa possibilità? Ma guarda, anche qui Espeleta non potrebbe fare dichiarazioni troppo diverse da quelle che sta facendo, secondo me. Ovviamente lui è l'organizzatore del Moto Mondiale, non può che spingere affinché i 19 Gran Premi in programma si facciano.
non può fare altrimenti, è anche il suo lavoro quello di organizzare, diciamo, i gran premi, no? Quindi lui ovviamente farà il possibile affinché le gare, si svolgano tutte, all'eccezione di quella del Qatar che al momento, poi salvo cambiamenti di rotta repentini dell'ultimo minuto, è cancellata, quindi non verrà recuperata quella della Anche se ho i MotoGP. miei dubbi, perché secondo me spingeranno poi per recuperarla. Ma sì, spingeranno, sentivo dire di voci ufficiose di un possibile gran premio congiunto di MotoGP e Superbike in Qatar, ma sono voci di corridoio, ancora non c'è niente di Certo, confermato. certo. Quello che è certo è che ad oggi il gran premio della MotoGP in Qatar è cancellato, Certo. mentre l'Argentina si dovrebbe recuperare prima di Erez, se non mi ricordo male. Esatto. Però comunque diciamo che del margine c'è perché se si fanno un minimo di 13 Gran Premi il campionato del mondo resta valido. Se si Esattamente. scende sotto i 13 Gran Premi hanno annullato l'intero motomondiale, verrebbe invalidato. Jacopo, passiamo adesso, diciamo, al lato un po' più bello della MotoGP. I test si sono conclusi da poco tempo. Abbiamo visto dei valori in campo particolari con una Yamaha forte, una Suzuki anche abbastanza forte. Io ti faccio una domanda, so che tu sei un grande appassionato di Ducati, cosa ne pensi della Ducati e dei risultati che ha portato a casa dai test? Ma guarda, ti dirò, diciamo che Ducati si è mostrata negli ultimi anni sempre abbastanza sfavillante nei test. Quest'anno un po' meno, nel senso, quelle che hanno brillato maggiormente, come dicevi tu in apertura, sono Yamaha e Suzuki. Ducati e Honda sembrano un po' più in affanno, quindi non sono messe, soprattutto Ducati, in una posizione pessima, sono comunque messe abbastanza bene. Però non partono da favoriti come invece negli anni passati. Gli anni passati anche noi abbiamo commentato dicendo come tra le varie moto presenti sulla griglia Ducati fosse forse quella messa meglio, Certo, almeno apparentemente vero. dall'esterno. Quest'anno dire una cosa del genere sarebbe un po' un azzardo, visto i valori in campo ad oggi. Certo. Poi ovviamente abbiamo solo visto dei test purtroppo, quindi la conferma della gara non ce l'abbiamo avuta, però stando a quanto abbiamo potuto vedere fino ad oggi, Ducati sembra un po' dover rincorrere. Ma secondo te è solo un gioco di strategia o è realmente così? No, non credo sia solo strategia, poi ovviamente magari ancora non si è giocata a carte scoperte, perché la gara non si è tenuta, quindi nei test comunque ci sono dichiarazioni anche un po' politiche. Però anche in virtù del fatto che la Michelin ha lavorato sulle gomme in una determinata direzione ben precisa, penso che Ducati realmente sia non in difficoltà, ma un po' in affanno. Quello sì. Esatto, proprio il discorso Michelin sembra aver favorito Yamaha Suzuki, c'è cioè un disegno e un compound della gomma che vada leggermente verso le caratteristiche tecniche di Yamaha Suzuki, in una situazione opposta rispetto all'anno scorso, quando invece si diceva che le gomme andavano verso la direzione Honda e Ducati. È effettivamente successo questo nei test? O i risultati ottenuti sono frutto del miglioramento della Yamaha, dell'essere in palla, come dice Guido Meda, dei piloti su tutti i Quartararo? Guarda, intanto una premessa, cioè nel senso, siccome si sentono un po' voci strane riguardo all'argomento gomme, non è che Michelin lavora per favorire l'una piuttosto che l'altra casa. Certo. Michelin, da gommista, fornitore unico, lavora per la propria immagine, per dare alle case costruttrici il prodotto migliore che è in grado di offrire. Siccome c'è stata una lamentela negli anni passati, ma anche nell'anno scorso, anche se in misura minore, della Michelin come una gomma non abbastanza performante, che non garantiva la sua durata fino a fine gara, hanno lavorato per ovviare a questi problemi. Sì. Poi problemi che sembrano essere stati risolti con delle modifiche radicali anche alla struttura della carcassa della gomma, che però vanno a sfavorire, ecco, Honda e Ducati che sembrano digerire meno questa nuova configurazione dello pneumatico. Però è stato abbastanza, diciamo, un caso, se vogliamo, che non è certo una cosa voluta, perché, ripeto, Michelin lavora per se stessa, per la sua immagine. Di certo non fa favoritismi tra le case. Assolutamente, assolutamente. Un'ultima battuta su Honda la farei su Marc Marquez perché
è sembrato meno brillante rispetto agli altri test svolti nei passati anni, appunto, il che appunto è una novità per Marquez. Ora la pausa da coronavirus sembra essere positiva, paradossalmente, per Marquez, perché potrà riprendere fisicamente e la Honda potrà accelerare il processo di sviluppo per una moto, la 2020, che non sembra essere perfetta per le esigenze di Marquez, tant'è che si è pensato a passare alla moto 2019, e così è stato nell'ultimo test. Sì, cioè assolutamente d'accordissimo con la tua analisi. Marquez si è visto meno spavillante degli anni passati, non è stato un dominatore assoluto, anzi si è visto abbastanza in affanno. Poi il problema qual è? Che ci manca anche qui la controprova della gara, perché non sappiamo, certo, quanto il suo affanno sia dovuto a una sua condizione fisica, perché effettivamente lui ha subito un intervento alla spalla che si pensava essere meno complicato da gestire e da recuperare. Ma non si sa appunto quanto questa sua prestazione sia dovuta dalla sua condizione fisica o da diciamo uno sviluppo in una direzione a lui non troppo gradita della moto. Certamente. Però anche qui non possiamo saperlo con una certezza quanto più possibile a verità, ecco. Certo. Perché la gara non c'è stata, quindi nei test si fa un lavoro particolare, nonostante tutti comunque cerchino la massima prestazione per capire quanto la moto sia valida, però si fa un lavoro certamente diverso da quello che si farebbe in un weekend di gara. Certo. E comunque 25 giri di gara non sono i giri che si fanno durante i test, come stress sia del mezzo meccanico che del pilota stesso. Assolutamente. Quindi purtroppo bisogna aspettare. Purtroppo bisogna aspettare. Ancora un bel po'. Certo è che comunque sia lui che la Honda non sembrano messi benissimo. Tant'è che, come ricordavi tu, nell'ultimo giorno di test hanno smontato praticamente mezza moto al povero Nakagami, pitturata con la bomboletta in extremis, per fare delle comparative. Che è una cosa inusuale per i giapponesi. Assolutamente, soprattutto per Honda. Soprattutto per Honda, esatto. Honda porta il pacchetto in pista e dice: ti piaccia o non ti piaccia, questa è la moto con cui correrai l'anno 21, cioè è difficile che Honda torni indietro. Esatto. Marc Marquez non è l'ultimo arrivato, sia nel moto mondiale che in HRC, perché comunque ha una bella voce in capitolo lui in HRC, quindi evidentemente ha instillato negli ingegneri giapponesi il dubbio e sono corsi ai ripari per come potevano, ma sempre per prove comparative. Poi, certo, giustamente questa pausa forzata da coronavirus gli aiuta. Sì, più loro di altri, insomma. Sia Marquez per recuperare fisicamente, sia Honda per rivedere un attimino la moto. Certo. E io ti volevo fare un'altra domanda, Jacopo. Ci sono anche dei rookie quest'anno in MotoGP. E uno su tutti mi viene da dire Binder, che ha fatto degli ottimi test, ma è cresciuto anche tanto Lecuona. Un po' meno Alex Marquez, ma in linea con... di fatto con quello che è il risultato della Honda. Tu cosa ne pensi? Chi credi possa essere il Rookie of the Year? Guarda, stando sempre a quanto abbiamo potuto vedere nei test, penso ci siano pochi dubbi sul predestinato Binder, diciamo, almeno per quest'anno. È quello che con la moto, anche forse non la meno sviluppata, non diciamo però nemmeno la migliore sulla griglia, ecco. Certo. Nonostante diciamo il suo mezzo, che non sarà di primo ordine, ha fatto bene, quindi mi aspetterei da lui delle prestazioni di rilievo. Ovviamente non si può immaginare un Binder che vada a lottare per la vittoria in tutte le gare, però sicuramente io me lo aspetto costantemente nei primi 10 in tutte le gare. Bene. Differentemente invece dagli altri due, soprattutto da Marquez Junior, per così dire, che avrà da faticare un bel po', soprattutto, per tenere a bada le voci che diranno che il fratello è molto più forte, che al momento è vero, quindi quello è inevitabile, perché comunque il fratello non è una persona qualunque, cioè un 8 volte campione del mondo, che da quando è arrivato in MotoGP nel 2013 ne ha perso solo uno. Esatto. Quindi non è facile per nessuno il confronto con lui. Poi purtroppo per il fratello ha maggior ragione, perché il paragone è inevitabile, anche certo, perché sono nello stesso team poi. Infatti. Grazie Jacopo per essere stato con noi, ci risentiamo presto e
Adesso andiamo un attimo in pausa e dopo la pausa ritorniamo con Formula 1 Formula 1. e poi tennis. DB Radio, your social radio. Radio. Sport XXL. Bentornati su DB Sport XXL. Prima di continuare con insomma il nostro focus sui vari sport, salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo tramite appunto la pagina Facebook. Tra i tanti, chi ci ha mandato un commento, Mattia, ciao Mattia, ci segui da tanto tempo. Salutiamo anche Gigi e Beatrice, che è qualcuno di, diciamo, che conosce Francesco, familiare. Familiare. E, io direi, prima di passare alla Formula 1, Francesco ci deve dare una notizia importante. Restiamo su due ruote prima di passare alle quattro ruote, perché è notizia potremmo dire delle ultime ore. L'ufficialità di Jorge Lorenzo, che correrà come wildcard il GP di Barcellona. È una notizia importante questa, perché Jorge Lorenzo si è ritirato dalle corse, in malo modo aggiungerei, perché
era fermo sulle sue decisioni per vari motivi di natura fisica, di natura mentale, di natura motivazionale, ma il fatto di essere tornato alla Yamaha come collaudatore ed essere tornato in sella su una moto che dà sfoggio delle sue qualità, evidentemente gli ha fatto pensare che potesse essere una buona idea tornare a correre e farlo nella sua Spagna. Ma c'è chi dice che ha sbagliato Honda da questo punto di vista, perché doveva ancora tenerlo sotto contratto, evitare che lui salisse su una moto che era più congeniale al suo modo di correre. E questo è un problema, perché Lorenzo il prossimo anno potrebbe anche decidere di tornare a correre. Potrebbe decidere di tornare a correre, ma non mi sento di dire che Honda ha sbagliato, perché non è conveniente tenere in sella un pilota malcontento. Questo vale in realtà in tutti gli sport di squadra, anche nel calcio stesso, ma noi non siamo qui a parlare di calcio per una volta. Quindi Honda ha fatto bene a lasciarlo andare. Lorenzo in Honda era un altro pilota, non era il campione del mondo che abbiamo conosciuto tutti. Su Yamaha invece è tornato ad essere, come dimostrato nei test, il pilota fluido, scorrevole, nella guida, forte, in grado di impensierire, secondo me, i big della classe in prospettiva, perché poi comunque tra il dire e il fare ci sono di mezzo tante cose, perché una cosa sarà la wild card a Barcellona e potrà fare bene, ma nell'arco di un campionato, come potrebbe essere un'altra wild card, più avanti sarà dura confrontarsi con piloti giovani e veloci come Quartararo, ad esempio. Sicuramente però Yamaha in questo momento ha il test rider più forte della categoria. Sì, al test driver più forte della categoria, ma anche questa è una situazione particolare, perché in MotoGP adesso ci sono dei test driver sicuramente più talentuosi e forti di altri piloti di primo ruolo. KTM a Pedrosa, che ha fatto il secondo tempo nei primi test di Sepang. La Ducati a Pirro, che è il classico test driver della casa di Borgo Panigale, che è un pilota notoriamente velocissimo. Quindi insomma è una situazione particolare, ma quest'anno è tutto particolare, abbiamo visto dall'inizio di campionato che non arriva a queste situazioni. Un altro dato importante da dare, restando in tema due ruote, è le prove libere della Moto2 del Qatar e della Moto3, proprio sì. Continuando a parlare di questa situazione in Moto2, stiamo seguendo in tempo reale i risultati. Quando manca mezz'ora alla fine dell'FP2, Nagashima è in testa, seguito da Luca Marini, fratellastro di Valentino Rossi. Da segnalare la sesta posizione di Bezzecchi e l'ottava di Gian Antonio. In Qatar in Moto2 sono tre anni di fila che vince un italiano. Quindi quest'anno sicuramente farai i dovuti scongiuri dopo aver visto la nostra puntata. Marini, per esempio, Marini, potrebbe essere Marini, in lotta. Esatto, e di Gian Antonio aggiungerei potrebbero essere favoriti, ricordando che Morbidelli vinse tre anni fa la gara d'esordio e vinse il mondiale, Bagnaia vinse la gara d'esordio e vinse il mondiale, l'anno scorso vinse Baldassarri, salvo poi perdersi durante il campionato, ma insomma. Se ci aveva pensato prima a farsi gli scongiuri, adesso li farà sicuramente. Esattamente. E adesso direi di aggiungere altre due ruote e parlare di Formula 1, finalmente di Formula 1. Formula 1 che ha svolto i suoi ultimi test recentemente è una Formula 1 che tiene banco sul piano e sul duello Ferrari-Mercedes, anche se, come appunto ci spiegherei sicuramente, la Ferrari è in una situazione di limbo un po' particolare, esce dagli ultimi test abbastanza preoccupata, come anche le dichiarazioni di Binotto hanno dimostrato. Strategia o non strategia? Dipende. Perché in Ferrari dicono tutto e il contrario di tutto. Cioè, da sempre. Binotto ha detto la Ferrari è in corsa, ma deve ancora migliorare. Leclerc ha detto Hamilton aspettami perché io sono pronto per batterti. Allora, se andiamo ad ascoltare Binotto ci rattristiamo. Se andiamo ad ascoltare Leclerc invece ci esaltiamo. Chi dobbiamo ascoltare? Non si sa. Intanto ascoltiamo i tempi dei test che hanno visto Bottas diciamo fare il giro veloce con 1.15.732,
dando un buon gap a Verstappen, che è della Red Bull, con l'1.16 e 269. Per vedere una prima Ferrari dobbiamo andare al quarto posto con Leclerc, che ha girato, diciamo, quasi un secondo più lento rispetto a Valtteri Bottas, e Vettel invece è al nono posto, che ha girato un secondo e uno più lento di Bottas. Ok, sono test, ci sono le gomme differenti, prove di assetto, prove di qualifica, di qualsiasi cosa, ma comunque abbiamo sempre lì davanti una Mercedes. E da segnalare Robert Kubica come tester dell'Alfa Romeo Ferrari, che ha fatto un buon dodicesimo posto, è stato anche primo in una giornata. Quindi, diciamo, è tanta roba per Kubica. Assolutamente sì, assolutamente sì. Come hai detto tu, giustamente, i test fanno storia a sé. Ancora di più i test della Formula 1, aggiungerei. Perché l'anno scorso Ferrari, che aveva dominato comunque quasi nei test, poi si è persa clamorosamente in stagione. Quindi direi allo stesso modo che anche quest'anno aspettiamo le prime gare per vedere come la situazione vera, appunto, perché non è realistico il nono posto di Vettel, come non è realistico il quinto posto di Hamilton nell'arco poi del weekend di gara, ma non è realistico nemmeno il quindicesimo posto probabilmente di Kimi Raikkonen, che comunque ha un motore Ferrari e ha dimostrato l'anno scorso di essere ad ottimi livelli e di poter lottare sicuramente per fare grandi cose. Quindi la classifica adesso, secondo me, andrebbe presa, accartocciata, drastico proprio, e lanciata nel cestino più vicino o più lontano. Bisogna vedere se vogliamo giocare a basket, esatto, o se vogliamo semplicemente gettare la carta. Ma il problema è che la Ferrari non è superiore agli altri. Questo è l'unico dato certo che abbiamo, assolutamente. Io ho paura che anche la Red Bull sia avanti alla Ferrari in questo momento, al di là del secondo tempo di Verstappen, che comunque fa morale per la Red Bull, e anche Renault piazza Ricciardo in terza posizione e Ocon in sesta posizione. È una situazione curiosa quella di Renault, perché ha il pilota per puntare alla vittoria, Ricciardo, ma fino all'anno scorso non aveva la macchina. Ma è andato forse su di motori rispetto agli altri? Noi non lo possiamo sapere questo. Esattamente. Può darsi che Ferrari e Mercedes, anche se forse Bottas no, siano andati un po' leggermente in basso di motore per capire fino a dove ci si può spingere, soprattutto per capire l'affidabilità, perché è un tema fondamentale in Formula 1, dove si corrono 60-70 giri e il motore e le componenti devono essere al top, al 100%, per fare il grande passo, ovvero per vincere. Esatto, in un campionato dove tutte queste migliorie di motore, di telaio, di tutto, verrà poi accantonato, per non dire abbandonato, dall'anno prossimo, in cui ci sarà la rivoluzione del regolamento della Formula 1. E io lo sto aspettando. E sarà un momento interessante, perché verranno praticamente cambiati tutti i parametri delle vetture e potremmo avere anche i valori in campo a questo potremmo punto avere cambiati. Un Alfa Tauri, che è la vecchia Toro Rosso, prima alla prima gara, cioè, ecco, questa è una dura, però sicuramente una cosa simile. E quindi a questo punto ti chiedo un pronostico per, non ti dico la prima gara, ma le prime gare, cioè i valori in campo delle prime gare, quali potrebbero essere? Domanda. Quando? Non lo so, vedremo, anche perché in Formula 1 non abbiamo più nemmeno il calendario, nel senso che la Formula 1 sta valutando dove iniziare. Il Gran Premio di Australia probabilmente verrà confermato, ma siamo in attesa. Vorrei aggiungere una cosa a tal proposito. Anche in questo caso la Formula 1 si sta dimostrando, secondo me, quindi potrebbe essere assolutamente un'opinione non accettabile, il fatto di gestire le cose in maniera più seria e in maniera più professionale. Sicuramente non correranno a Natale.
per esempio. Anche in queste situazioni, come in altre situazioni regolamentari o ambientali, la MotoGP nei confronti della Formula 1 si è dimostrata un filino inferiore, creando, non dico panico, ma disorientamento, incertezza sui calendari, si corre ma non si corre, vediamo, forse correremo ad aprile, però non ci sperate più di tanto. Questo secondo me è un campionato serio, perché parliamo del top per le due e le quattro ruote, non va fatto. La Formula 1, a mio parere, si sta dimostrando un attimino più coerente con quelle che sono le sue qualità. Anche perché mi riprendo quello che hai detto tu poco fa. Non si è tenuto in considerazione ancora che in Italia si correrà in MotoGP il 31 di maggio al Mugello. Esatto. Allora, si corre o non si corre? Questo è un argomento purtroppo che viene preso sotto gamba, cioè non è che noi ci possiamo ridurre ad essere sotto la gara e vedere magari che in Italia ancora la situazione coronavirus è leggermente, siamo ancora in difficoltà, anche se si spera che con la primavera la situazione possa migliorare, anche perché gli esperti dicono che con il calore il coronavirus dovrebbe, diciamo, scomparire per poi ritornare in autunno, molto probabilmente, quando si spera che possa essere arrivato già un vaccino. Quindi sì, la serietà è importante. E io direi che con Formula 1, MotoGP, motori in generale, abbiamo concluso, no? Esatto, stiamo in attesa di vedere, insomma, la situazione come evolverà, perché sì, sicuramente altre notizie arriveranno dal fronte MotoGP e dal fronte Formula 1. Andiamo giusto qualche minuto in pausa e poi ritorniamo con l'ultimo sport, quello secondo me il più bello, anche se anche qui i problemi legati al coronavirus non sono mancano. Tanti, il tennis. A tra poco. BB Radio, your social radio. We'll be right back.
DB Sport XXL. Dopo questa breve pausa ritorniamo su DB Sport XXL. Ricordiamo il numero per contattarci se volete mandarci un messaggino: 353 30 73 938. Diteci la vostra, insomma, su tutta questa situazione. Cosa ne pensate anche su di noi, se siamo belli? Magari anche su Rossi, su Marquez, che sono più belli di noi. E andiamo avanti adesso con il tennis. Certo, per iniziare io direi di far vedere, se la regia ci accompagna, far vedere una chicca, una chat. Questa potrebbe essere una chat tra tre campioni. Non potrebbe essere. È la chat tra tre campioni. Partiamo dalla notizia, ovvero... Perché la vuoi dare pure la notizia. Certo. No. Nei giorni scorsi Nadal si è lasciato sfuggire che pare ci sia una chat, insomma, tra Nadal, Djokovic e Federer. E allora abbiamo ipotizzato un dialogo tra loro tre. Con Federer che annuncia che non giocherà sulla terra rossa, rispondendo alla domanda di Nadal, che ricordiamo essere il re della terra rossa. E ovviamente grande Federer dice: non sono pronto per la terra rossa, perché si sta operando per cercare di ritornare al 100%, ma dice: io tornerò sul prato verde di Wimbledon, e lì saranno dolori per tutti. Questo è quello che si augura Federer, ovviamente, che si opera dal ginocchio, e che si lascia poi andare a una provocazione dicendo: ricordati che io sono il più forte, sempre rispondendo a Nadal, però questa è sicuramente una cosa... Però attenzione, che Djokovic ci dice... Interviene. Di stare calmi, che è lui il numero uno, diventato tra le altre cose numero uno i primi mesi dell'anno. Esatto. Perché noi siamo a giugno, quindi posso dire i primi mesi dell'anno, esatto. No, scherzi a parte. E ovviamente Nadal dice: io voglio tornare il numero uno, e con la terra rossa potrebbe accadere questa cosa, sì. Anche se deve difendere diversi punti. Assolutamente sì, quindi questa, diciamo, era la chat ipotetica, anche se per la notizia è stata parzialmente smentita da Nadal, che ha confessato che loro sono in una chat di gruppo, ma non ci sono solo loro tre. Quindi è una situazione, hanno smentito, diciamo, immaginiamo che chat sarà. Esatto. La chat del circuito ATP. Per quanto riguarda invece i risultati, scusa se ti interrompo, dai. I risultati degli ultimi tornei che si stanno giocando, soprattutto sugli italiani, cosa hai da dirci? Allora, venivamo dall'ottima figura di Magher, che è arrivato in finale nell'ultimo ATP 500 sulla terra rossa. Magher, che è stato scelto in Coppa Davis da Barazzutti per sfidare la Corea nel match di Coppa Davis. Occhio al coronavirus. E infatti si sta giocando a porte chiuse. Anche il tennis non esce illeso da questa situazione. Gli altri tennisti, allora, Berrettini è pronto per tornare in campo dopo Indian Wells dopo un lungo periodo di inattività. Indian Wells sarà importante per Berrettini perché non ha molti punti da difendere in questa prima fase, in quanto l'exploit l'ha fatto da metà stagione in poi, nella scorsa annata. Quindi dovrà cercare di immagazzinare più punti possibili, perché sarà difficile confermare alcuni risultati per Berrettini. Ricordiamo ad esempio la semifinale agli US Open dell'anno scorso. Gli altri italiani di rilievo: abbiamo Sinner, che come tutti sappiamo ormai è la promessa italiana del tennis, che però ha perso ieri contro Kudla nel Challenger di Indian Wells, che praticamente anticipa quello che sarà il Master 1000. E che differenza c'è tra Challenger e Master 1000? Questa è una situazione particolare, perché non tutti i tornei importanti, i 1000, i 500, gli Slam, fanno il relativo Challenger prima. Indian Wells invece lo fa, assegna... È una sorta di torneo di preparazione. In questo caso, mettiamola così, assegna 125 punti, al contrario dei vari ATP 250, 500 e 1000 che ne assegnano
appunto 250-500 e 1000, ed è un torneo che, al quale partecipano solitamente i tennisti con una classifica inferiore, per poi far punti e accedere e poter accedere ai tabelloni principali degli altri tornei. Sinner ha perso, come detto, contro Kudla, ma ha una classifica tale da poter partecipare al tabellone principale del Master 1000 di Indian Wells, dopo il ritiro di Pella, che Opeia, esatto, come Quartararo o Quartararo. E quindi anche lì grosse aspettative per Sinner. Vedendo un attimino gli altri risultati dell'ultimo periodo tennistico, sono sempre loro due che non lasciano neanche le briciole, Djokovic e Nadal. Nadal, vincitore contro Fritz nel torneo di Acapulco. Djokovic a Dubai, vittorioso contro Tsitsipas. Un avversario non da poco, di primo pelo, diciamo. Assolutamente sì, tant'è che ci si aspettava una finale più equilibrata, ma Djokovic è stato incredibilmente efficace, incisivo, giocando sulle righe come pochi sanno fare, e niente, si è portato a casa anche questo trofeo in preparazione appunto di Indian Wells, dove Federer non ci sarà, l'abbiamo detto, e i favoriti saranno Djokovic e Nadal, come sempre. Ci sarà qualche exploit da parte dei nuovi tennisti emergenti, secondo te, in questi tornei che preparano ai grandi tornei del Grande Slam? Allora, i nomi sono sempre gli stessi, nel senso che i favoriti tra i giovani, i giovanissimi, sono Auger Eliassim, che a 19 anni è il tennista più forte, più pronto tra i giovanissimi, appunto, a intaccare o provare a intaccare il regno dei Big Three. E quindi lui potrà sicuramente far bene da qui in avanti. Tsitsipas è già una conferma, anche se è ancora molto giovane. Chi si deve ritrovare Medvedev, che dopo una seconda parte di stagione dell'anno scorso incredibile si è un pochino perso, e poi Sinner è atteso a un salto di qualità, dovuto, mi verrebbe a dire, dopo la vittoria alle Next Gen ATP Finals dell'anno scorso, e vediamo, perché Indian Wells, poi Miami, l'altro Master 1000, poi arriverà la stagione sulla terra rossa, dove Nadal sarà il favorito, ma ci sono giovani interessanti come Garin. Ogni torneo fa storia a sé, ogni superficie fa storia a sé, per arrivare poi a Roland Garros, dove Thiem, che non è più giovanissimo ma è neo terzo del mondo, diamo questa notizia, dovrà e vorrà dare tutto per portarsi a casa il suo primo slam. Mi sembra il più accreditato per interrompere il dominio dei vincitori slam di Djokovic, Federer e Nadal. Ma io dico che ancora, soprattutto sui tornei dove loro sono più forti, sarà difficile togliergli lo scettro, anche se Federer ha iniziato ad accusare i primi colpi, quindi anche l'età. Anche la bellezza di 38 anni, Federer, che per un tennista sono tanti, voglio dire. Soprattutto sulle gambe, no? Esatto. Le braccia, insomma, il tennis è comunque uno sport che ti porta a fare grande sforzo, e quindi poi le situazioni, diciamo, ti danno delle difficoltà, però lui si sa gestire bene, sta a giocare i tornei in cui si sente forte, e quindi deve difendere alla fine pochi punti. Lui perderà i punti dell'anno scorso, perché starà fermo fino a Wimbledon. Secondo una stima più o meno precisa dovrebbe scendere fino alla 7ª-8ª posizione. Poi non ha tantissimi punti, più che altro in relazione a quello che è Federer, tantissimi punti. Per un altro tennista sarebbero tantissimi punti. Quindi, insomma, staremo a vedere. Bene, arriviamo a quella che è la conclusione di questo DB Sport XXL. Dopo un'ora insieme, è un'ora nella quale io e Francesco sicuramente ci siamo divertiti. Speriamo anche voi. Se ci volete rivedere, potete addirittura seguirci su 3 social: YouTube, Facebook e Instagram. Potrete ritrovare anche il contenuto sul nostro sito dbradio.it. E
Adesso è il momento di ringraziare la regia, ovvero Arco Parentela, Un ringraziamento speciale. e poi un saluto da me, da me, che è Francesco Allevato, Maurizio Ceravolo, E e da me, Francesco Allevato. Un saluto a tutti, grazie alla per averci prossima. seguito. DB Sport XXL.